I came in and sent by General Donovan and got in touch with the heads of the Committee of National, the military junta of the Committee of National, which is the joint partisan groups. Andy Birding was the first X2 guy who came into Rome. And he'd been an old AP correspondent, and I thought I could trust him, that he was a good guy. And so we turned over to him everything we had on the German stay-behinds. Then Jim Angleton appeared in August. He began recruiting fascists because he figured that the best way to control the communists was to hire fascists. One of the most tough ones was Prince Valerio Borghese, who ran what was known as the 10th Flotilla. These are the guys that would execute partisans and hang them from lampposts all over Italy. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh, mamma mia. Oh, che tormento, io ti invoco ogni domani. Angleton made a deal with Borghese and then rushed up to save this commander from the partisans who would have lynched him any time, because he had lynched thousands of partisans. Il principe Junior Valerio Borghese. Quindi era un uomo di un personaggio che ci porta diritti nel cuore dei servizi segreti americani. Lui venne salvato da Angleton, venne protetto da Angleton nel 1945, quando si arrese a Milano alla fine della Seconda Guerra Mondiale qui in Italia. La decima MAS, quindi Valerio Borghese, decima MAS alla formazione che lui comandava, sottoscrisse l'impegno scritto di prendere le armi con gli alleati nel caso di conflitto con l'Unione Sovietica. Vicio Gelli, later to head the secret P2 Masonic Lodge, had been a liaison officer attached to the SS. He had his own encounter with X2 agents. Quando sono arrivati io mi sono, ci hanno fatto prigioniero un gruppo di canadesi che poi si hanno portato giù e quindi erano della OSS, siamo stati. Io sono stato lì da loro, trattato bene, mi hanno tenuto una settimana ad un appartamento a Pistoia portandomi una risma di carta e mi disse appunto l'ufficiale che dovevo scrivere tutta la mia vita dal momento della comunione alla oggi, quello che avevo fatto. Dopo un'altra settimana vennero a chiedermi se volevo essere paracadutato al nord. Era un colonnello americano, al quale gli risposi di no, che non desideravo essere paracadutato perché io avevo già terminato il mio compito. To show what a cynical game it is, this young policeman, Federico Umberto D'Amato, the night that the Allies came in to Rome, rounded up all the German stay-behinds, whose addresses he had, put them in jail, turned them over to the Americans, and they were disposed of. The German stay-behinds were turned over to Italian authorities and sentenced by Italian military courts. A un certo momento io facevo servizio all'albergo Eccelsior dove c'era il generale Meltzer, che era il capo delle forze armate tedesche a Roma, e lì c'era anche questa centrale dell'Abwehrluft. E un giorno riuscì a introdurmi in una di queste stanze e con un certo rischio, devo dire, mi impossessai di queste liste. E quando andarono via i tedeschi, io pensai che non avrei trovato nessuna di queste persone, invece c'erano tutti, perché era un'operazione di lasciare le persone sul posto mano a mano che si ritiravano, per cui non avevano bisogno di farli passare le linee. Qualche cosa come, che si è detto, e come lei saprà come me, meglio di me, a proposito dell'operazione Gladio. E quando gli americani vennero qui e li cercarono, e li trovarono che erano già arrestati. E da allora poi ebbe inizio questa collaborazione, sempre d'accordo con il mio governo e riferendo sempre alle mie autorità nazionali.
From that day of his joining Jim Angleton, or the X2 part of OSS, he ran the secret police for the next 40 years. Molti funzionari di polizia erano stati costretti ad andare a nord al seguito di Mussolini e si trovavano in una triste condizione in quel momento. Siccome mio padre era funzionario di polizia, li conosceva tutti, e fu deciso dall'OSS X2 di paracadutarmi, a me che non ero mai visto un paracadute in vita mia, di paracadutarmi nella zona di Salò, dove per fortuna riuscii ad arrivare e dove contattai i principali funzionari della Repubblica di Salò, che aderirono naturalmente a collaborare e che sono stati poi alcuni fra i più importanti dirigenti dello Stato italiano, del Ministero dell'Interno, nell'immediato dopoguerra. Gladio was a joint brainchild, but its most intense architect was Angleton. And Angleton, as most people know, was a sort of a professional paranoiac. One of his favorite sayings used to be that even paranoiacs have enemies. And Angleton was a fellow who felt that you couldn't trust anybody, particularly not any foreign country. Perché più passa il tempo, più si va avanti negli studi sulla questo sia per la Seconda Guerra Mondiale e sia soprattutto il periodo successivo della Guerra Fredda, più si vedrà che Angleton è stato un personaggio straordinario, intendiamoci, straordinario sotto tutti i punti di vista, anche, se mi permetti di dire, un po' nella follia, perché, come diceva Erasmo da Rotterdam, ci vuole un pizzico di follia in tutte le cose. E quando si arruolava all'OSS, che era il servizio da cui è nato la CIA dopo, c'era un cartello con scritto: per entrare a far parte dell'OSS non è necessario essere pazzi, ma è molto utile. E credo che l'avesse proprio fatto scrivere Angleton. We sort of anticipated another world war, and a world war that would be characterized by an occupation of Western Europe by Soviet forces. And therefore we were preparing to set up the base for a resistance movement which could exist during war. The Soviet Union was viewed as our primary antagonist, our enemy, and I think that was true. The Stalinist period was a really vicious period in the Soviet Union, and we thought in the late 40s and early 50s that Stalin might invade Western Europe. It was the plan that I knew about, that the people who had a logical reason for being in a given area where we felt it was essential to have stay-behinds, and whose activities could continue even after an attack by the Warsaw Pact, he would be given additional training. He would know the location of some of the arms and communications caches, and that he would be able, as a result of his training, to recruit additional personnel to augment his network, and that it would include not only just communications, but it would include ability to use explosives. The stay-behind effort, in my view, was simply to be sure that if the worst came to worst, if a Communist Party came into power, that there would be some agents there who would tip us off and tell us what was happening, and be around to provide the information even after the coup might occur. With the emergence of NATO in Western Europe, in specific response to the communist takeover in Czechoslovakia in 1948 and the Berlin blockade, directives were issued to establish Europe-wide
stay-behind organizations along the lines which existed in the final years of World War II in Western Europe.